Ben ritrovati su Gamescore.it, oggi c'è di nuovo Sisko in vostra compagnia con il gioco dei Puffi, i Puffi Missione Vilfoglia. Vi abbiamo recentemente mostrato il gameplay di Marsupilami. Per fare un bel passo indietro nel tempo non poteva mancare anche il gioco dei Puffi. Allora, cosa posso dirvi? Intanto si tratta sempre di un platform, in questo caso tridimensionale. È stato pubblicato sempre dai ragazzi di Microids, che in questo ultimo periodo dell'anno ci stanno dando particolarmente dentro con le uscite, ed è stato sviluppato da Osom Studio, che di solito si è sempre occupato dei giochi di Asterix e Obelix, ma in questa occasione si è spostato su tutt'altro genere. Tutt'altro genere, non a livello di gameplay, ma a livello di storia e universo di riferimento. Come da tradizione, io avvierò il gioco con voi per la prima volta. Noi lo abbiamo già recensito nel sito, quindi se siete su YouTube trovate in descrizione il link alla nostra recensione, se vi fa piacere dare una bella lettura. Se siete all'interno del sito, invece, nel testo sottostante, dove vi descriverò un po' il gioco anche io, troverete un link alla recensione del nostro Giovanni Bislacco. Detto questo, avviamo la nostra prima partita, diamo una curiosata alle opzioni. Lingua predefinita, come vedete in italiano, lingua delle voci predefinita, ma voglio curiosare per vedere cosa c'è, dubito ci sia l'italiano, infatti non c'è. La mira automatica, lasciamo tutto com'è, visualizzo obiettivi, invertire, io lascerei tutto com'è, audio video e i comandi, giocatore 1, giocatore 2. Ecco, questo gioco ha multiplayer ed è una cosa interessante, almeno è questo quello che capisco da qui, sì. Lasciamo che ci dica il gioco stesso poi i comandi da utilizzare. Anche in questa occasione sto giocando su PlayStation 5, ma il gioco è in versione PS4, quindi sono in retrocompatibilità. Vediamo insieme come si comporta. Buona visione! Let me smurf you the story of the Vile Leaf. A dreadful adventure, one that's beyond belief. I smurfed this little poem to tell you the tale, with pictures I smurfed for added detail. Safe in their village, the place where they dwell, you'll find all the Smurfs who I'm sure you know well. There is Papa Smurf, our beloved leader. And the lovely Smurfette, you'll find no one sweeter. Handy, greedy, jokey, to name but a few. It would take hours to name all the Smurfs coloured blue. But far from the village, where none dare to roam, lies a ramshackle hovel that the neighbour calls home. For he is a sorcerer, draped in black head to toe. He lives there alone with his cats, don't you know? Dressed in gaudy red boots, they look nasty and vile. According to Taylor, he has no sense of style. I speak of Gargamel, but that is no surprise. I'd smurf him on the nose if it weren't for my size. He has an obsession, his one and only thought. He wants to smurf the Smurfs for a stone of some sort. This time, he has smurfed from a book of despair, a long-lost formula to help him grow pears? No, not pears. Wait a minute. That makes a mythical plant grow poisonous and dangerous. Ah, yes, that's it. And so, he has smurfed using an ancient text. This most dangerous plant. And here's what happened next. Papa Smurf is distressed. Something has gone awry. Smurfs have gone missing, and we must find out why. Ok, le premesse sono delle più tradizionali.
È inutile dirvi chi sono i Puffi, chi è Gargamella. Se ci fosse stata la sigla di Cristina D'Avena, qui avremmo iniziato col botto, ma ovviamente non si poteva. La localizzazione sembra veramente notevole. Hi there, Papa Questo Smurf. sì. Handy asked me to come see you. He put this weird machine on my back. He called it a Smurfizer. Il Yes, puffizzatore. it's a Smurftastic new invention. It will allow you to heal all the contaminated plants that have smurfed the village. And maybe smurf some of the Smurfs who have disappeared. I hope so. But Handy told me that his machine needs a tank. Well, that's why you're here. Without it, you won't be able to use the Smurfizer correctly. Its tank is a flower that I've been studying. You can smurf it a little further down this path. It seems to have developed an immunity to the infection. Do you think it could solve our problem? Let's hope so. By the way, speaking of the Smurfizer, you have the honor of being the first to smurf this new invention. But I want to make sure you're still as strong with that equipment on your back. I'm the strongest Smurf, Papa Smurf, with or without the Smurfizer. But I can't practice with it, if you smurf that it's necessary. I'd prefer that, Hefty. You can never be too careful. I smurfed a little course for you. Let's begin your training. Make your way over to Farmer. He's smurfing by the river. Let's make sure the Smurfizer doesn't make it too difficult to move around before we smurf on. Bene, allora, questo è il tutorial. Usiamo L per muoverci. Con X si salta. Io sto ignorando le sue istruzioni e sto andando per i fatti miei, perché ho già visto che ci sono un botto davvero di collezionabili. Tipo qua cosa c'è? Vabbè, niente, è inutile che prendo l'iniziativa. Però tipo qua è evidentissimo che c'è un bel pacchettino e noi ce lo andiamo a prendere. Ce ne sono 21. Proprio 2-3. Andiamo a prendere quello che ho visto lassù. Ah, quello mi sa che è semplicemente un checkpoint. Ok, e due. Adesso posso andare serenamente qua. I know, farmer. What do I have to do? Smurf your head up and look over there, on top of that cliff. Someone should be smurfing at you. Allora, guarda Puffetta. Up there, it's Smurfette. She's so smurfy. Ok. Allora, facciamo quello che dice. Con questo si salta. Time for some jumping. Allora, proviamo a fare una cosa difficilissima per uno come me, cioè ignorare un attimo i collezionabili. Ah, ho fatto una cavolata. Ah no, no, posso andare, io sono immune, ha detto. Ok. Molto bene. Adesso lo sapevo, è più forte di me, scusatemi, ma... What are you smurfing here? I'm looking for a strange flower that's supposed to help smurf this contamination. Oh yeah, Papa Smurf told us that he'd set you a little challenge. Oh, I heard that you have to test out Handy's new invention. Yes, the Smurfizer. Il I'm learning how to use it. puffizzatore. I'm smurfing as hard as I can to get the hang of it. Well, you better keep practicing because you have to jump over that river ahead. Whoa,
Careful you don't smurf into the water. Don't worry, I know how to swim. I'm sure that you do, Hefty. But if you smurf into the water, the weight of the smurfizer might make you smurf to the bottom. Ecco. Well, that'll be the end of your smurf. I'll be careful then. Ha già abbassato la cresta al nostro forzuto. Allora. Quattro. Allora, saltiamo. Saltiamo e saltiamo. Là c'era un pacchettino, ma resisto alla tentazione di andarlo a prendere. Qui. There's the flower. I'm sure it's the right one. It doesn't appear to be sick. It must be immune. Bene. I should be able to jump on that big mushroom to get up there. Lì c'è un pacco, ma non so. Infatti, mi sa che non possiamo prendere tutto subito. Motivo in più per ignorarli adesso. Ok. At last, the village. I can't wait to show everyone the flower. It's sure to lift everyone's spirits. Okay, I can see the flower in the distance. I have to keep going. Questi collezionabili sono talmente grandi che è impossibile non vederli. Poi magari riuscire a prenderli è un altro discorso. Però si fanno notare, ecco. Il che è un bene. Assolutamente un bene. Allora no, aspettate. Qua c'è qualcosa, secondo me. Infatti, però vedete, sempre impossibile da prendere. Adesso, secondo me, vi dico cosa penso, poi vedremo insieme se è vero. Adesso prenderemo quel fiore e poi torneremo indietro. E quindi faremo... no, ciao. Faremo il percorso a ritroso. Aspettate, dove devo andare? Di qua. Mission accomplished. I'm the greatest, even with the Smurfizer on my back. Okay, time to smurf back to the village. Eccolo qua. Vediamo se ricominciamo esattamente da lì. Magari mi sono sbagliato, I have to smurf this. Infatti no, ho detto una cavolata. Però un attimo, I caricamenti non sono poi così esageratamente veloci, però e qui siamo all'inizio proprio. Eh sì, lassù c'era Puffetta. Allora sì, è successo, ci ha riportato all'inizio. Che strano. Allora, perdonatemi i caricamenti. No, no. Allora, no, ho sbagliato io. Oh mio Dio. Quando visiti i livelli precedenti, puoi curare tutta la contaminazione o raccogliere altri materiali per potenziare il puffizzatore. Il problema è che io non ho la più pallida idea di dove devo andare. Ho come la sensazione che ho fatto una cavolata. Yeah. And...
ho la brutta sensazione che non dovevo andare di là. Allora, proviamo a rifare tutto il percorso velocissimamente. Mi ha fatto tornare più indietro. Io come faccio? Non bene. Per esempio, quel coso lì, noi non possiamo far niente perché non l'abbiamo veramente sistemato, sto polveripuffizzatore, come si chiama. Mannaggia a noi. I livelli, almeno questo, non è così grande da dire oh mio Dio, però eravamo arrivati lì, vediamo cosa succede. Una volta arrivati qui, ok. Si esce da qui. Ok, niente, io avrei dovuto rigiocare il livello prendendo tutti i collezionabili e le cose varie, ma il puffizzatore non era ancora pronto, quindi adesso non faccio cavolate, vado dritto. Ok, ignoro tutti, questo è il villaggio. Here's the magic flower that Papa Smurf asked me to smurf you. Thanks, Hefty. I can finally put the finishing touches to my Smurfizer. Are you sure it'll work, Andy? Oh, yes, Papa Smurf. You're in for a big Papa surprise. Smurf. It'll be goodbye contamination. You'll be able to reach all of the areas in the village that you couldn't before. I hope you mean the good kind of surprise, Andy. Remember what happened when you built those robots? Hefty has a point, Andy. You sometimes smurf inventions that you can't keep under control. Oh, don't be so pessimistic. The Smurfizer is my most accomplished invention. And the most effective. I swear on my smurf. I can't wait to see it in action, Handy. We need to smurf this contamination once and for all. Smurf me a few minutes so I can add the tank to the Smurfizer. There you have it. You're up, Hefty. Va bene. Go heal the contaminated grass around the village and come back here when you're done. Oh, hi! What are you doing? Okay. Imparo a usare il puffizzatore. R2. Olla. Vediamo un po' dov'è l'erba da curare. Ah, questa qui proprio intorno. Bene. Anche questi? Oh no, there's no more healing spray. I used too much and smurfed the tank empty. I have to wait a little for it to recharge. Devo aspettare un po' che si ricarichi. Ah, ok. Vabbè, ma sti funghi non fanno niente. Vabbè. Allora. Ah. E questo come lo rompo? Molto interessante. È un'idea carina, un pretesto per la storia che poi in realtà favorisce tanto anche il gameplay, perché andare in giro a ripulire un po' qua e là è sicuramente uno stimolo all'esplorazione. Awesome. I healed the contaminated plants. Now to get back to Papa Smurf. Immaginate sempre
il pubblico di riferimento, che non sono io che ho 34 anni, ma dei ragazzi più giovani, diciamo così. E questo comunque non mi impedisce di divertirmi anche a me, assolutamente. Guardate qua. Se lo pensiamo in un'ottica di collectathon, sicuramente di cose da fare ce ne sono tantissime. E non può che essere un bene, ovviamente. Adesso ho sbagliato quel salto, torno qui. Poi andiamo dal grande puffo. Ok, ce ne sono 19 qui. Ci passo attraverso? Che bello. I'm done, Papa Smurf. All of the contaminated plants have been smurfed. The Smurfizer was very effective. And it's easy to smurf too. My invention is working perfectly. I told you so. By the way, the Smurfizer still has much to show you. When you're exploring outside the village, keep your eyes open. If you bring me materials, I'll be able to upgrade the Smurfizer. You have plenty of surprises in store. Okay, I'll keep my eyes peeled, Handy. Yes, but we still have a lot of smurf to do, my little smurfs. Some smurfs are missing from the village. They were last seen heading to the dam. I hope they haven't disappeared like the others. You need to take a closer smurf, Hefty. But be careful. The area surrounding the dam is contaminated. Use the Smurfizer to smurf your way there. This is a chance to test my invention in the field. You can count on me. I'll find the missing smurfs. And those contaminated plants had better watch out. Hello. Molto bene. Allora, andiamo. Ho la sensazione, ma lo verificheremo solo proseguendo, che ci sarà una sorta, chiamiamolo, di backtracking, dovuto al fatto che alcuni poteri non ce li avremo disponibili fin da subito e di conseguenza i collezionabili e tutti i materiali per potenziare questo puffizzatore li avremo solo procedendo. Quindi forse accanirsi, diciamo, sui collezionabili in questo caso non è la scelta migliore. Forse ci si può godere l'avventura così, prendendo quello che si trova, e poi alla fine fare un secondo giro un po' più veloce. Saranno quelli i materiali, immagino. Quindi ecco, questa cosa qui sì, raccogliere quanti più materiali possibili per potenziare quanto prima il nostro strumento. Se ci fate caso, ci sono salvataggi automatici ogni 3 secondi, quindi sotto questo punto di vista il gioco è super fruibile da chiunque. The big day has arrived. I can finally smurf out the Smurfizer. Ecco, la prima cosa che voglio potenziare è l'autonomia di questo attrezzo, e secondo me ci sarà tra i potenziamenti, figurati se non c'è. Qui c'è un bel fiorellino, questo cura le visfere con un puffizzatore. Vilsfere, sì. You look like you should be called Vile Balls. Hello there, Vile Balls. Ok. Quindi i nemici si affrontano sempre con questa cosa. Questo non lo capisco, perché anche qua sto provando tutti i tasti, niente da fare. Andiamo avanti.
successo qualcosa? Well, Smurf me down. Those must be the materials that Handy was talking about. If I collect enough of them, he'll be able to enhance the Smurfizer. Ah, i materiali sono i pacchetti. I pacchetti. Scusami, e quelle ghiande? Quelle ghiande cosa mi rappresentano allora? Vabbè, lo scopriremo quando torneremo al villaggio, andremo dall'inventore e gli diremo: Ciccio, cosa vuoi? Ce ne sono 30 di collezionabili in un livello, cioè in questo livello. Guardate, ce n'è uno lassù, ce n'è uno lassù, uno là, solo guardandomi intorno ne ho già visti 4. Allora, qui non c'è niente. Questa pianta, vediamo. Hefty, help! A bridge collapsed and we got trapped here. No need to panic. I'm on my way. I'll smurf your little bridge problem. Okay. Let's give that flower a little smurf. Diamo una piccola puffata a quel fiore. Allora. Ah, ok, è quello che era già avevo visto prima. Molto bene. Anche questo è molto carino. Thanks, Hefty. That was some magic trick. Oh, it wasn't magic. That was Handy's latest invention. I can use it to smurf the contamination. Looks like you can also use it to clear a path. Yeah, pretty smurfy, huh? Anything's possible with the Smurfizer. Okay, gotta go. I'll go see if there are any more Smurfs to save at the dam. Ok, allora, siamo arrivati da di là. Dobbiamo andare di là, quindi da qua davanti. Vediamo qui a sinistra cosa c'è. Qua su non ci si arriva. O almeno così pare, quindi. Cerco di non preoccuparmene troppo, vediamo se è una brutta scelta. Let's see here. It has a mushroom head. Maybe I can jump on it, like the other mushrooms. Here we go. Time to show them what I'm smurfed of. Allora. Aia. Allora. Allora, così lui è invulnerabile, quindi prima gli si salta in testa e poi lo si fa così. Molto bene. E questi continuano a non capire come fare. Ah. Qua letteralmente spariscono cose quando usi il puffizzatore. Io l'avrei chiamato pufferizzatore. Looks like a contaminated heart. I'll heal it right away. And... Sì, pufferizzatore. L'avrei vendeva meglio l'idea. Allora, qui non si può fare niente, ma secondo me qualche mazzata prima o poi la devo fare, altrimenti non c'è divertimento senza qualche pugno. Handy forgot to smurf you about the Smurfy Talkie. It's a device that enables long distance communication. This way we can stay in contact and you can smurf information to us.
Sorry about startling you. You know, Jokey, he wanted to smurf a little joke on you. That's all right, Papa Smurf. Tipo questo. Smurf him a little lesson when I get back. Uno su sette. Tre. Ok, è una sorta di sfida a tempo adesso. Ho capito, devo trovare sette di quelli. Allora, proviamoci, dai. Intanto vediamo dove sono. Abbiamo sette di quei funghetti. Allora, non servono per andare avanti con la storia, eh. È solo un... 2, 3. Se potessi correre, 4. Guarda lì lassù, 4. 5, 6. Ah, mi manca il settimo. Vediamo se troviamo il settimo. Intanto ne approfittiamo per prendere un po' di pacchi. Il gioco dei pacchi. Mi sa che questo va fatto per andare avanti. Eh sì, vabbè, dai, andiamo avanti. Ok. Can't say I'm Smurf to see so many vile critters, but I'll be happy to heal them using the Smurfizer. Au! Oh! 4. Poi c'è questo. No! Che figuraccia! Che figuraccia! No, ma scusami, muoio e... Ah, ok. Pareva strano, ho detto scusami, eh. C'era la sfida qua. Ok, allora, togliamo subito questo dalle scatole. Che andava prima colpito, ho sbagliato io. Prima ho sbagliato io, ho fatto il contrario. Ok, rimane questo, questi cosi qua rimangono ancora un mistero. Questi si ricontaminano, non capisco. Ok, me ne andavano fatti tutti insieme. Vabbè, bisogna un po' curiosare, eh. Questo gioco qua è fatto proprio per esplorare, quindi in un certo senso sì, è una sorta di collectathon. Lì me ne frego, andiamo dopo. Andiamo dopo un cacchio. Allora, dobbiamo tornare su. Cinque, ne ho contati 5, vediamo se trovo il 6 e il settimo. 6,
Se trovo il settimo lo facciamo, eh? Però se non lo trovo mi faccio solo un'altra figura da chiodi. Uno è qua. Due, quattro, cinque, sei. Oh, me ne manca uno all'appello, non lo trovo. Non lo trovo. Dai, lo cerco senza l'ansia di mostrarvelo. No, allora ho sbagliato, devo andare di qua. Poi di qua. No, cadere. Ok. Allora, proseguiamo. Proseguiamo di qua. Allora, con quell'indicatore lì è praticamente impossibile perdersi, il che è un bene. Si può disattivare dalle impostazioni, come avete visto, quindi non è obbligatorio farci prendere per manina. Ecco, io come vedete ho bisogno di farmi prendere per manina. Ok. Hey guys, how's it going? Oh, Hefty, you smurfed here just in time. We can't smurf it anymore. What's the matter? Well, we were smurfing on the dam in peace when suddenly a seed fell from the sky. Whoosh! Into the ground. Bam! And it started growing. Whoosh! Then a strange plant suddenly sprouted. Pop! And it smurfed Lazy, and he was sleeping nearby. Shabam! Pow! Blop! Whiz! Yoo-hoo! Enough with the sound effects. What happened next? Well, we tried to swerve back to the village, lickety-split. But we couldn't, because of the contamination. Well, luckily, you came. E che problema c'è? Ci sono io. Ci sono io qui, pronto per aiutarvi. Smurfizer. Okay, I'm gonna call Papa Smurf with the Smurfy talkie. He'll come smurf you up with a stork and take you back to the village. Una cicogna. I'll go save Lazy. Una cicogna in arrivo. Muy bien. That must be the weird plant those Smurfs were talking about. I'd better smurf it right away. Mi sa che non dovevo fare così. Hello? Infatti. Papa Smurf? I found the Smurfs at the dam. Smurf the stork to come pick them up. Lazy is still missing, but I'm gonna go get him back. It seems Lazy, pigrone è Lazy. Smurf down from the sky. It smurfed down from the sky through the clouds. Okay. That's a good sign. Actually, it was a seed that smurfed down from the sky. Ooh. I don't have time to explain. Ooh. Very well. You can smurf. Bella questa cosa così. However, I would like you to bring me a sample of that plant so that I can study it. No problem, Papa Smurf. See you later.
Dov'è Pigrone? Eccolo lì, ovviamente. Ok, vediamo cosa succede. Allora, prima in testa e poi addosso. Ce ne sono altri sei, ma altri tre. Saranno qua giù? Eccolo là uno. Oh. Allora, questo cosa succede? Questo mi sa da percorso alternativo, eh? Ah, magari no. Ah, per tornare indietro. Per tornare indietro comodamente. Bello. Bello, bello, mi piace. No, questo non mi piace, però... ha un bel level design. Non è facile su giochi tridimensionali, anche di questo tipo. Di questo tipo, nel senso, pensati comunque per un pubblico molto giovane. Quindi devo dire un ottimo lavoro. Ok, lì c'è l'ultimo nemico. Se lo becchiamo. Ah, ci siamo incastrati. Ok. Ok. Andiamo da Lazy. Via. Clearly, I'm the heftiest smurf of all. Oh, non ho fatto niente, sono solo arrivato. È bastato arrivare. Thank you, Hefty. You saved my life. If it wasn't for you, I'd be stuck napping in that horrible plant forever. No need to thank me, Lazy. That's what I'm here for. I haven't a smurf how this happened. I was working on the dam, when suddenly I felt like smurfing a little nap. I lay down underneath a tree, and when I woke up, I was trapped inside that horrible plant. And all of my friends had disappeared. I know! They told me all about it. A seed fell down from the sky and smurfed that mysterious plant. The others ran away, but you got captured while you were sleeping. In any case, I'm awake! Now, let's get back to the village. Quick! I can't wait to get back to my bed to smurf a well-deserved nap. Mi fa venire sonno anche a me così. Papa Smurf, so he can study it. I hope he'll find a way to get rid of it once and for all. So, Hefty returned with the sample in hand. Then Papa Smurf spoke up so they might understand. This plant, my little Smurfs, is called the Vile Leaf. It spits out mutant seeds that are sure to cause grief. From these seeds of evil, vile traps quickly will sprout. They will grow all around, they will spread all about. If you spot a vile trap, you had better beware, for they have but one goal, finding things to ensnare. The Smurfs asked a question. They didn't have a clue. Please tell us, Papa Smurf, what is it we must do? To destroy the vile leaf, you must find and find fast. Three rare ingredients, though it's no simple task.
So, the list of ingredients to make an antidote for the vile leaf, it's very simple. I just need to remember what Papa Smurf told me. I wrote it down here. That's it. There is Aqua Magnifica, crystals colored pink, and silver hellebores for their perfume that stinks. Papa Smurf is aware there is danger in store. Dark infested forests, lakes to cross, and much more. The Smurfs started talking, all sounding quite distressed. Who is crazy enough to set off on this quest? Amidst their bickering, only one hand was shown. Brainy volunteered to go there on his own. Aqua Magnifica, he said. I'll get it, right? From deep in the forest, close to Wild Smurf's campsite. Ok, dobbiamo andare a recuperare l'acqua magnifica. Noi intanto andiamo a vedere come potenziare il puffizzatore. Che sono curioso di vedere cosa serve. I caricamenti non sono proprio velocissimi, ecco, diciamolo. Allora, see Papa Smurf so he can tell me more about this mission. Oh, hi. How's it going? Dove è? Allora, la diga. Ah, questi sono praticamente l'accesso ai livelli. Quindi diciamo che l'entrata, diciamo che questo è un hub centrale. Vorrei capire Puffo Inventore dove sta. Non ne ho la più pallida idea. Oh, hello. That Smurfizer sure was pretty. Tipo quello lì, quel paccolaio, come lo vado a raggiungere? Ah no, eccoli qua, uno di sette. Oh, questi sono un incubo, eh. Quei fiori là sono un incubo. Quattro. Cinque. Non c'è abbastanza tempo, eh. Cinque. Oh, ma li hanno nascosti bene, eh. Qua c'è il nostro amico contadino. Pigrone. Oh, hi. What are you doing? Puffo. Via via. Lì c'è grande Puffo, quindi aspettiamo ad andarci. Qui vanno presi tutti in una volta sola. Secondo me ci sarà tipo una sorta di schianto bomba. Il che è fico. Ma se non trovo l'inventore... Dove sta l'inventore? Hello you. How's it smurfing? Quello è grande Puffo. Vediamo se me lo suggerisce lui. Hello Papa Smurf. As you know, I volunteered, right? I was getting ready to leave, but I still need some information. Yes, of course. Smurf to the source of the Aqua Magnifica in Wild's campsite. But first, go see Handy. Eccolo, lo sapevo. The bridge that leads to our dear friend's campsite. Very well. I have memorized that information with the greatest care, Papa Smurf. I hope that Handy has finished the bridge. I don't want to wait for too long.
Allora, vediamo solo se inventore ha qualcosa per noi. I've accomplished every mission he's ever given me. Allora, la foresta. Dai, che voglio diventare super potente. No, mi sa che qua ce li dobbiamo sudare questi upgrade. Okay, I have to meet Handy in the clearing and fast. Allora, va bene, facciamo così, ragazzi. Intanto, se avete notato, non stiamo più usando Forzuto, ma ci siamo impersonati in Secchione. Quindi anche i puffi che utilizzeremo nell'arco dell'avventura non saranno sempre gli stessi. Quello che sarà sempre lo stesso è il puffizzatore, che se lo tramandano di puffo in puffo, anzi se lo puffano di puffo in puffo. E quindi niente, questa foresta ha ancora molti segreti da svelare. Io continuerò a sviscerarla nei prossimi giorni, perché comunque lo sto trovando interessante e piacevole. Spero che lo stesso sia valso anche per voi. Grazie della compagnia, a me fa sempre piacere raccontarvi di nuovi giochi in uscita. Quindi il prossimo appuntamento è sempre qui su www.gamescore.it o sul nostro canale YouTube e sui nostri social, ogni giorno per notizie sul mondo dei videogiochi e non solo. Ciao!